Ciao ragazze e benvenute in questo nuovo video. Oggi cominceremo un nuovo gioco che mi avete suggerito voi nei commenti e io vi ringrazio tantissimo perché quando mi suggerite dei giochi io me li segno sempre e poi insomma vado a controllare se mi piace il genere, la trama e devo dire che questo quando l'ho visto, non lo so, mi ha stregato immediatamente. Si chiama Dead School. Voglio iniziare questo nuovo gioco che secondo me, non lo so, sarà bellissimo. Fatemi sapere se voi già lo conoscete e cosa ne pensate. Allora, dobbiamo scegliere il nome del personaggio. Qua c'è scritto Paolo, vabbè. Io decido di chiamarlo, non lo so perché, ma a me così viene in mente il nome Eric, quindi chiamiamolo Eric, proprio scritto così. E cominciamo subito questo meraviglioso gioco. Wow! Questi sono i personaggi? Ma quanti sono? Che carine! Allora, devo dire che come grafica mi piace molto. Secondo me sono ben disegnati. Mi ricorda tanto un anime, adoro. Oh, si vedono già cose strane, oddio. Mi intriga troppo. Sembra veramente bello. Ma dobbiamo scegliere tra tutti questi personaggi? Wow! Ok, come video di presentazione è davvero intrigante. Quindi sono sei i personaggi principali di questo gioco. Noi ovviamente interpreteremo un ragazzo. Allora, clicchiamo su e cominciamo. Ok, siamo in classe. Un altro giorno di scuola. A volte mi sembra di fare le stesse cose all'infinito. Perché quel muso lungo, Eric? Oh, buongiorno, Ray. Stavo solo pensando che le nostre vite sono sempre così ripetitive. Voglio solo finire la scuola. Vuoi già diplomarti, ma manca ancora più di un anno. Poi troveremo un lavoro e continueremo a fare la stessa cosa, giorno dopo giorno. Cavoli, cosa ti ha reso così cinico questa mattina? Scusa. Incrocia le braccia e mi fissa con uno sguardo serio. Come tua rappresentante di classe, penso che dovrei farti un discorso commovente per promuovere l'educazione per il bene del tuo futuro, ma come tua migliore amica. Sì? Abbandona all'improvviso l'aria autorevole e scuote la testa. Dirò che probabilmente ti stai concentrando troppo sulle lezioni. Eh? Se non fai altro che studiare e lavorare, è ovvio che tutto sarà ripetitivo. Devi prenderti del tempo per rilassarti. Cosa dovrei dire? Grazie per il consiglio, dovremmo uscire dopo la scuola? La seconda. Dobbiamo uscire dopo la scuola, appuntamento. Dovremmo uscire dopo la scuola. Sono sempre pronta ad uscire. Avevi in mente qualcosa in particolare? Forse potremmo andare al parco. Certo, affare fatto. Il parco è sempre stato uno dei nostri posti preferiti. Ho pensato che avrebbe attirato la sua attenzione. Ray e io siamo migliori amici da quando siamo bambini e non è cambiato niente andando al liceo. I nostri interessi a volte ci portano in direzioni diverse, ma siamo ancora amici stretti. Parlare con Ray è uno dei momenti che preferisco della giornata. Forse non importa che a volte le cose siano un po' ripetitive. Dopotutto, ci sono molte cose belle nella vita. Tuttavia, però, a volte sembra che le nostre vite non cambino mai. Ragazzi, oggi c'è una nuova studentessa. Date tutti il benvenuto a Meiko, che si è appena trasferita nella nostra scuola. Oh, salve. Grazie. Sembra nervosa. Non le piace stare di fronte alle persone. Per favore, siediti dove vuoi. Meiko si sposta i capelli dal viso e si guarda attorno. Alla fine si siede sul banco vuoto accanto a me. La coincidenza. Ciao, è un piacere conoscerti. Sono Eric. Benvenuta nella nostra classe, Meiko. Meiko sobbalza e ci fissa, si ritrae come se avesse paura di qualcosa. Scusa, ti ho spaventato? No, è solo che non è niente. Sembra ancora un po' spaventata, ma raddrizza le spalle e tira fuori una cartella dallo zaino. Sembra che contenga il suo programma. Deve essere ancora più timida di quanto pensassi. Mi sento male per lei, spero che si integri presto. Quando la lezione finisce, mi alzo per andare alla mia prossima lezione come al solito, ma Meiko fissa la porta come se non sapesse cosa fare. Ora in realtà sono un po' preoccupato.
Ehi, vuoi che ti faccia fare un giro? Oh, sì, sarebbe utile. Buona idea, Eric. Non preoccuparti, se arrivi in ritardo alla prossima lezione ti dirò cosa ti sei perso. Grazie. Ok. La caffetteria è in fondo al corridoio, da questa parte. Sul tuo programma dovrebbe esserci scritto a che ora hai la pausa pranzo. Allora, la nostra scuola ha 3 piani. Potresti pensare che le aule siano disposte secondo qualche criterio, ma in realtà non lo sono. Non ti preoccupare, ti ci abituerai. Continuo a parlare della disposizione delle aule fino a quando mi rendo conto che Meiko non mi segue più. Meiko? Si è fermata diversi metri indietro a fissare una delle aule. C'è qualcosa che... Dall'angolo più lontano dell'aula vuota, qualcuno ci sta fissando con la faccia contorta per la rabbia. Che cosa? Faccio un passo avanti per dare un'occhiata più da vicino, poi sbatto le palpebre. Non c'è nessuno lì. L'hai visto? Era un fantasma per caso? Io pensavo di aver visto qualcosa, ma deve essere stata la luce. No, c'è qualcosa qui. Qualcosa di oscuro. Oscuro. Sento l'oscurità a scuola. Cosa dovrei rispondere alla strana affermazione di Meiko? La prima cosa significa? Cosa significa? Io non so come spiegarlo. Se potessi percepirlo come me, capiresti. È forte, lo sento ovunque. Mi ha distratto da quando sono arrivata qui. Ma cosa intendi con oscurità? Una specie di forza negativa. Io capisco. Beh, è inquietante. Mi dispiace. Va bene, ma vuoi continuare il giro? Oh, sì, grazie. Seguimi. La guido attraverso i corridoi e lei mi segue. Quelle grandi porte laggiù portano al cortile e se prendi questo corridoio fino in fondo raggiungerai la palestra. Poi se vai nell'altro corridoio... Che è successo? Eric? Mi fermo e la guardo. Sollevo un dito tremante e indica qualcosa sopra la mia spalla. Perché fai così? Che cosa c'è? Che cosa c'è? Mi giro. Non c'è niente, ma i capelli sulla parte posteriore del collo mi pungono lo stesso. Che cos'era? Non so cosa fosse, posso ancora sentirlo comunque. È qui, da qualche parte. Però per fortuna non ci sono jumpscare finora. Mi stai prendendo in giro, vero? Questo è uno scherzo, giusto? Guarda, se questo è uno scherzo, non è molto divertente. No, non lo è. Mi dispiace. Dovrei davvero andare a lezione. Grazie per la visita guidata. Prego, ma... Mi passa accanto stringendo il programma contro il petto mentre cammina lungo il corridoio. La segue incerto se dire qualcosa o no, ma alla fine guarda il programma ed entra in una delle aule. Grazie a Dio, vorrei aiutarla, ma stava iniziando a farmi venire i brividi. Sollevato, vado anche io alla prossima lezione. E finora tutto a posto. Ce l'hai fatta? Sì, anche se non sono sicuro che sia stata una buona idea. Eh? Meiko continuava a dire cose strane. So di aver detto che volevo una pausa dalla monotonia, ma questo non è quello che avevo in mente. Sembra strana. Puoi dirlo forte. Di chi stiamo parlando? Deve essere la nuova ragazza. Cosa? Voi due avete già conosciuto Meiko? L'ho vista mentre andavo a scuola questa mattina. Mi ha detto delle cose piuttosto strane. Poi se n'è andata via. È inquietante. Oh, sono sicura che non è così male. Probabilmente è solo nervosa perché è in una nuova scuola. Beh, forse. Se c'è qualcuno che può convincere Mitsuru a cambiare idea su qualcosa, è Ai. Sono una bella coppia. Quindi loro due sono fidanzati, ok. Rei batte le mani e ci lancia uno sguardo serio. Ora non è bello spettacolare sui compagni di classe. Inoltre sta per iniziare la lezione. Meno male che sei qui per tenerci in riga. Sono qui per questo. All'ora di pranzo, Meiko è di nuovo alla deriva attraverso la caffetteria con il suo pranzo come se non sapesse dove andare. Il suo sguardo si posa su di me e si avvicina per sedersi con me, Posso sedermi qui? Certo, naturalmente. Grazie. Rei. Ti stai ambientando? Sì, grazie ancora per il tour. Figurati. Mi sto abituando anche all'oscurità. All'oscurità. Ho sempre pensato che le classi fossero abbastanza luminose.
Non quel tipo di oscurità. Un'oscurità profonda e terrificante alleggia a scuola. Non riesco proprio a capire da dove provenga. Eric, sai di cosa sta parlando? Sente il male nella nostra scuola. Sente il male nella nostra scuola. Almeno questa è la migliore spiegazione che posso dare. Il male? So che alcuni dei nostri compagni di classe non sono molto simpatici, ma in generale penso che la nostra scuola sia abbastanza buona. Meiko? Non so se male sia la parola giusta. Negatività? Distruzione? Ma è male? Queste cose sicuramente mi sembrano cattive. Può darsi. Non c'è nulla di cui aver paura. Come puoi dirlo? Devi solo guardare il mondo con logica. La superstizione può farti del male solo se la lasci entrare nella tua testa. Vorrei poterti credere. Guardatevi attorno. Ci voltiamo entrambi. Alcuni degli studenti più grandi hanno iniziato a discutere e un momento dopo qualcuno lancia un cartone di latte che manca l'obiettivo e vola dritto verso di noi. Ray lo prende. Tenetevi la vostra spazzatura. Getta il cartone nella spazzatura, scuotendo la testa, poi si gira verso di noi. Come sapevi che lo avrebbero lanciato in questa direzione? Io lo sapevo e basta. Com'è possibile? Deve aver notato qualcosa inconsciamente, giusto? Allo stesso tempo, però, durante il tour della scuola mi rende ancora più a disagio per il suo strano comportamento. Beh, come stavo per dire, se c'è qualcosa che ti preoccupa, puoi sempre venire da noi. Giusto, lei è la rappresentante della nostra classe, quindi è la persona giusta con cui parlare se hai un problema e non vuoi chiedere ad un insegnante. Anche Eric può essere d'aiuto, almeno qualche volta. Ehi! Voi due siete buoni amici, vero? Sì, siamo amici da quando eravamo bambini. Sono contenta, spero che non succeda niente di brutto a voi due. Però dai, che negatività! Grazie! E cosa fate per divertirvi? Oh, facciamo molte cose divertenti. Potrebbe sembrare una piccola città, ma una volta che sai dove andare... Grazie a Ray che spiega cose divertenti da fare a scuola e in città, la conversazione ritorna su argomenti normali per il resto del pranzo. Ma non riesco a scrollarmi di dosso il disagio che provo. Oh, parlare con me è stato assurdo. Mi chiedo di quale dei nostri compagni di classe abbia paura adesso. Perché non ti va di spettacolare? Scusa, hai ragione. Non sto dando un ottimo esempio, vero? Si passa la mano fra i capelli e poi fa un sorriso raggiante. Allora, cosa fai dopo le lezioni? Farò solo finta che la storia con Meiko non sia mai successa, eh? Bene, ci passerò sopra. Oggi vado al club letterario, quindi sarò lì per circa un'ora. Grande! Devo occuparmi di alcune attività di classe e dovrei riuscire a finire anche io in circa un'ora. Perché non ci incontriamo nel cortile quando abbiamo finito entrambi? Per me va bene. Ma non succede nulla? Dopo la mia ultima lezione, vado verso l'aula dove si trova il club letterario. Diverse attività extracurricolari si svolgono dopo la scuola, anche se non tutte negli stessi giorni. Oh, che carina che lei, adoro i suoi capelli. Ehi, Eric, com'è andata la tua giornata? È stata interessante, però ho molti compiti da fare. Ah, sono sicura che ci metterai un attimo per farli. Non lo so. Si appoggia allo schienale e fa oscillare la sedia in modo che solo due gambe siano a terra, le braccia incrociate dietro la testa. Basta scrivere la prima cosa che ti viene in mente, almeno questo è quello che faccio io. E perché non sono sorpreso? Come studentessa senior, Natsume dovrebbe davvero dare l'esempio a noi altri, ma non lo dà. Tuttavia, parlare con lei è sempre una boccata d'aria fresca. Il suo atteggiamento spensierato è contagioso. È difficile rimanere tristi quando lei è nei paraggi, anche in un giorno strano come questo. Oh, salve! Ehi, scusa il ritardo. Natsume lascia di nuovo andare la sedia nella sua posizione normale e gli lancia uno sguardo scettico. Sarà in ritardo solo di un minuto. Inoltre Saki non è ancora qui. Dovevo chiedere una cosa all'insegnante dopo la lezione e sono rimasto in aula un po' più del solito. Natsume incontra il mio sguardo e alza gli occhi al cielo. Akira è sempre piuttosto puntuale, non sarei sorpreso di sapere se organizza queste cose fino al minimo dettaglio. È praticamente l'opposto di Natsume. Ciao a tutti!
Oh, carina anche lei. Che bei capelli che hanno tutti. Fantastico, adesso siamo tutti. Oggi decideremo il prossimo libro da leggere, giusto? Giusto, voteremo il libro che dovremmo leggere il prossimo mese. Ecco i libri tra cui scegliere. Tira fuori due libri e li lancia verso di noi. Non lanciare libri. Ne prende uno e io prendo l'altro. Uno è un romanzo fantasy molto grosso, mentre il secondo è un romanzo horror con simboli inquietanti disegnati su tutta la copertina. Io so già quale scegliere. Visto che io ho scelto i libri, voi tre li voterete. Per quale libro dovrei votare? Ma che domande, ho già scelto io. Ovviamente quello horror. Sono in vena di un po' di horror. Anch'io. Ragazzi, volete farmi leggere un romanzo horror? Cosa vi ho mai fatto di male? Non fare così, sarà divertente, lo prometto. Potrebbe piacerti se gli dai una possibilità. Ma sarò troppo stressato per godermelo. Scusa Kira, cerca di non farti impressionare troppo dal libro. Se avrai problemi, non dovrai leggerlo. Nessuno è tenuto a partecipare alle nostre discussioni. Ne possiamo parlare dopo l'incontro, se vuoi. Grazie. A Natsume potrebbero non interessare troppo le sue lezioni, ma quando si tratta di situazioni come questa, fa sempre del suo meglio per assicurarsi che nessuno si sente escluso. Quindi abbiamo scelto il libro per il prossimo mese. Troverete delle copie in biblioteca. Prenderò una copia prima del nostro prossimo incontro. Ottimo. Ora ci sono alcune cose che ci rimangono da discutere per concludere la nostra lettura precedente. Passiamo il resto della riunione del club a discutere la conclusione del libro di questo mese, che era un romanzo rosa. Quando sta per finire l'incontro, sento drizzarsi i capelli sulla parte posteriore del collo. C'è qualcuno? Guardo verso la porta, ma non c'è nessuno. Strano. Stai bene? Sì, è solo che mi sembrava che qualcuno mi stesse guardando. Deve essere stata la mia immaginazione. Non posso fare a meno di ripensare a quello che è successo con Meiko fuori dall'aula. Avrei giurato che ci fosse qualcuno. Strano. Beh, immagino sia giunto il momento di concludere. Aspetta, mi sono appena ricordata che volevo dire una cosa sul libro. Scusate. Non ti preoccupare. A nessuno dispiacerà aspettare qualche minuto per ascoltarti, vero? Affatto. Preferirei andarmene il più presto possibile, ma cerco di costringermi a non pensarci. Per me va bene. Ok, stavo solo pensando all'eroina e al suo cambiamento nel corso dell'ultimo capitolo. Mentre Saki parla, riesco a malapena a concentrarmi. All'improvviso non voglio altro che andarmene da lì e vedermi con Rei, così possiamo andarcene. E ho pensato che fosse davvero una parte importante della storia. Hai ragione, il personaggio è davvero definito. Non c'era un simbolismo collegato a questo nel primo capitolo. Torna al primo capitolo, veramente? Sì, ne sono certo. Diamo un'occhiata. Mentre tutti sfogliano il libro per trovare quella parte nel primo capitolo, guardo l'orologio. Avremmo dovuto finire 10 minuti fa. Non ce la faccio più. Mi dispiace, ma vi dispiace se me ne vado? Ops, abbiamo finito il nostro tempo, vero? Mi dispiace, devi andare da qualche parte? Mi vedo con Rei. Ah, capito. Meglio non far aspettare la tua ragazza. Che cosa? Non è la mia ragazza, siamo solo amici. Veramente? Ah, credevo che ormai avessi smesso di uscire con lei. No, siamo solo amici. Dimentica quello che ti ho detto allora. Dai, vai pure. Grazie, ci vediamo al prossimo incontro. Ci vediamo. Visto che le lezioni sono finite da più di un'ora e che la maggior parte dei club ha già finito i loro incontri, le aule sono deserte. Mi chiedo se Rei mi sta aspettando fuori nel cortile o si è lasciato stare e se n'è andata a casa. È strano camminare per la scuola quasi vuota. Mi affretto al mio armadietto e metto via i libri il più velocemente possibile. Dal fondo del corridoio sento chiacchiere lontane mentre Natsume e gli altri lasciano l'aula. Devono aver finito con il libro. Metto tutto ciò di cui ho bisogno nello zaino e chiudo l'armadietto. Sarò più che felice di uscire di qui. Nel cortile una brezza fredda mi colpisce e mi fa rabbrividire. Mi guardo intorno. Il cortile è deserto. Rei! Rei, sei qui da qualche parte? Nessuna risposta. Anche se ho ancora quel fastidioso senso che non dovrei indugiare, faccio comunque un giro veloce nel cortile, guardandomi attorno ai lati dell'edificio. Rei non si vede da nessuna parte.
Credo che sia davvero andata a casa senza di me. La cosa mi riempie di un insieme di sentimenti. Mi sento ferito perché non mi ha aspettato, in colpa per averla fatta aspettare così a lungo, ma soprattutto provo sollievo di poter uscire da qui. Quando arriverò a casa, manderò un messaggio a Ray chiedendole se vuole vedermi lo stesso, altrimenti possiamo sempre fare un altro giorno. Mi fermo, ricordandomi di non aver preso il libro per il prossimo incontro del club letterario, ma scaccio il pensiero. Domani avrò tutto il tempo. Mi affretto subito all'uscita. Solo per sbattere dritto contro qualcosa. Aia! Porto una mano al naso dolorante e sbatto le palpebre davanti a... niente. L'uscita sembra libera, come sempre. In qualunque cosa mi si è imbattuto, non c'è adesso. Faccio un passo avanti cauto, ma sono bloccato. Ma in che senso? Non posso più muovermi, anche se riesco a vedere la strada. Questo non ha senso. Per quanto possa sembrare impossibile, tuttavia, non posso negare la situazione. Un muro invisibile mi sta bloccando la via. Oh mio Dio, è bloccata a scuola! Un muro invisibile. Questo significa che sono intrappolato nel cortile della scuola. È per questo che ho sentito che qualcosa non andava. E che dire dell'oscurità che Meiko ha percepito? Scoprilo nel prossimo capitolo. E ok raga, wow, quindi abbiamo terminato il primo capitolo di questo gioco che secondo me è fantastico, a tema horror. Devo dire che la cosa mi intriga abbastanza. Ora spero di non avere problemi di copyright col gioco, perché sinceramente mi piacerebbe portarlo a termine. Quindi incrociamo le dita, incrociate le dita insieme a me. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti, se ci avete già giocato, lo conoscete, se vi piace oppure no, se vi piace la scelta che ho fatto. E niente, quindi aspetto di leggere i vostri commenti giù. Pollice in su se vi piace, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!